Mentre il sole tramontava su una Europa distrutta all'indomani della Prima Guerra Mondiale, i dolori della nascita di una realtà da incubo si facevano sentire in tutta la Germania. Da questi tempi turbolenti emerse il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, noto volgarmente come i nazisti, salendo al pieno potere nel 1933 sotto la malevola guida di Adolf Hitler e del suo gruppo di luogotenenti spietati come Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, la Germania nazista eresse un edificio di tirannia, intolleranza e crudeltà senza pari. Immagina questo. L'anno è 1939 e tu sei un residente di Berlino. La Kristallnacht, l'infame notte dei cristalli rotti, è avvenuta appena un anno prima, segnando un'escalation del terrore sponsorizzato dallo Stato. Puoi anche solo iniziare a comprendere la profondità del decadimento morale in cui saresti stato coinvolto. Oseresti essere una voce contraria in una società dove esprimersi potrebbe risultare nella tua scomparsa improvvisa, o peggio. Come l'istorico Ian Kershaw osservò, la strada per Auschwitz fu costruita dall'odio, ma lastricata di indifferenza. Le sue parole agghiaccianti sottolineano la bancarotta morale che rese non solo possibile, ma pericoloso per il cittadino medio sopravvivere nel Terzo Reich. Figuriamoci offrire resistenza. Unisciti a noi mentre portiamo alla luce le scomode verità sulla vita nella Germania nazista, esponendo la macchina di un regime che ha sistematicamente disumanizzato la sua popolazione e devastato il tessuto stesso della decenza umana. Benvenuto al diario di Giulio Cesare. Il pugno di ferro del Führer. Vivere sotto gli occhi vigilanti del totalitarismo nazista. Quando Adolf Hitler divenne cancelliere della Germania il 30 gennaio 1933, accese la miccia lenta del dominio totalitario, un clima glaciale in cui le libertà personali erano rare quanto una voce dissidente. Entro poche settimane fu approvato il decreto del fuoco del Reichstag, che annullava sostanzialmente libertà civili fondamentali come la libertà di stampa e la libertà di assemblea. Ma questo era solo il preludio a un'orchestra di oppressione che avrebbe culminato nella legge dei pieni poteri, uno strumento legale che trasferiva i poteri legislativi a Hitler, concedendogli un'autorità quasi assoluta. Entra in scena la Gestapo, la polizia segreta di Stato, guidata dal sinistro Heinrich Himmler. Immagina di camminare per le strade acciottolate di Berlino, sapendo che una semplice conversazione con il tuo vicino potrebbe farti finire in una prigione clandestina per attività sovversive. Non avresti trovato conforto né nelle chiese né nei caffè, poiché la sorveglianza era onnipresente, dal pulpito al tavolino del caffè. Il pettegolezzo, come ammoniva un sinistro slogan nazista, costa vite. I tentacoli totalitari si estendevano non solo nelle piazze pubbliche, ma anche nelle vite private. Ascoltare stazioni radioestere era un reato, degno di una punizione severa. Persino il tuo diario non era al sicuro. Parole di dissenso, incise in privato, potevano diventare catene che ti legavano. La letteratura era sotto osservazione e opere di autori come Thomas Mann ed Erich Maria Remarque venivano gettate nei falò come esempi di spirito non tedesco durante le infami cerimonie di rogo dei libri. Parlando di spiriti, l'aria era densa di indottrinamento ideologico. Il confidente di Hitler, Joseph Goebbels, orchestrava una sinfonia di propaganda così pervasiva da intrecciarsi nel tessuto stesso della vita quotidiana. Le radio non erano più semplici oggetti domestici. Erano strumenti controllati dallo Stato per veicolare la propaganda del Führer nelle case tedesche. Le Olimpiadi di Berlino del 1936 servirono come grande palcoscenico per ritrarre la Germania nazista come una utopia, sebbene fosse una facciata che si stava sgretolando. E non dimentichiamo le scuole. Ai bambini non veniva insegnato solo l'aritmetica e la grammatica. Erano indottrinati con ideologie naziste, preparando i giovani al servizio del Reich. La gioventù hitleriana e la Lega delle ragazze tedesche divennero canali per plasmare le giovani menti, creando una generazione acutamente sintonizzata sulla causa nazista. Nemmeno gli intellettuali e gli studiosi furono risparmiati. La libertà accademica era un sogno lontano, poiché le università venivano pulite da ogni pensiero ritenuto contrario agli ideali nazisti. Professori come Martin Heidegger, che abbracciò il nazionalsocialismo, divennero guardiani ideologici di questa prigione intellettuale,
se facevi parte della forza lavoro, diventavi un ingranaggio nella macchina da guerra. I sindacati vennero aboliti, sostituiti dal fronte del lavoro tedesco, garantendo che la forza lavoro fosse strettamente controllata per una produttività massima e una resistenza minima. Non si trattava solo di seguire le regole, si trattava di totale fedeltà all'ideologia e all'uomo che l'aveva plasmata. In questo regno, la neutralità era tradimento, il silenzio era conformità e le domande erano pugnali diretti al cuore del Reich. Inchiostro invisibile di discriminazione, le leggi di Norimberga e l'architettura dell'apartheid. Il 15 settembre 1935 segnò una data che non alterò solo i calendari, ma incise una fessura nell'anima dell'umanità. Riuniti nella città storica di Norimberga, un luogo sinonimo di grandiosa architettura medievale e dei successivi infami processi di guerra, il Reichstag si riunì. Sotto lo sguardo attento di Adolf Hitler, srotolarono un pergamena di pregiudizio, le leggi di Norimberga, un manoscritto legale progettato non per governare, ma per segregare, isolare e annientare un'intera sottoclasse della popolazione. Gli ebrei. L'inchiostro era appena asciutto quando il peso delle leggi si abbatté. Due principali statuti costituivano questo duetto discriminatorio: la legge sulla cittadinanza del Reich e la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco. Queste non erano leggi nel senso tradizionale, ma sentenze di morte sociale, redatte con eleganza legalistica dai giuristi fedeli a Hitler come Wilhelm Frick e Bernard Lösener. Immagina l'eclissi improvvisa della tua identità. Tu, che forse hai combattuto per la Germania nella Prima Guerra Mondiale, che forse hai composto sinfonie o scritto romanzi, ora eri solo un soggetto, non un cittadino. Una sfumatura critica, perché i soggetti non avevano diritti politici, nessuna voce, nessun ancoraggio nella nazione che chiamavano casa. Albert Einstein, il luminare fisico, rinunciò alla sua cittadinanza nel 1933. Un precursore della vasta privazione dei diritti che le leggi di Norimberga avrebbero inflitto ad altre menti brillanti e anime comuni. Poi venne la pioggia di definizioni. Chi era ebreo? Chi non lo era? La rete si stringeva con ogni clausola, inglobando infine chiunque avesse tre o quattro nonni ebrei, indipendentemente dalla loro fede personale o dalla sua assenza. Era come se l'ascendenza diventasse un cappio spettrale che stringeva la sua presa intorno a te, indipendentemente dalle tue credenze, azioni o contributi alla società. Eppure, queste leggi facevano più che semplicemente togliere la cittadinanza. Cercavano di recidere i legamenti della società, imponendo la purezza razziale attraverso divieti matrimoniali. Vietare qualsiasi matrimonio tra non ebrei ed ebrei decretava la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, gettando un velo di isolamento che lasciava molte storie d'amore non raccontate e molte famiglie distrutte. Il privato diventava politico e le mura della camera da letto diventavano soffocanti come quelle dello Stato. Ma cos'è una legge senza applicazione? Ah, avevano anche coperto quello. Furono istituiti tribunali speciali e infrangere queste leggi non divenne solo un tabù sociale, ma un reato penale. Profanazione della razza, lo chiamavano, come se l'amore potesse mai macchiare il complesso arazzo del patrimonio umano. Nascosti nel sottotesto di queste leggi c'erano i progetti per l'imminente olocausto. In una dichiarazione agghiacciante, Hitler una volta dichiarò: «Se i finanziatori ebrei internazionali dentro e fuori l'Europa riescono a gettare di nuovo le nazioni in una guerra mondiale, allora il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e quindi la vittoria dell'ebraismo, ma l'annientamento della razza ebraica in Europa». Le leggi di Norimberga, quindi, erano l'impalcatura su cui questa ideologia contorta avrebbe costruito la sua torre del terrore. L'oscura alchimia dell'eugenetica, la sinistra ricerca della Germania nazista per la purezza razziale. Nei corridoi oscuri dell'ideologia nazista esisteva una dottrina clandestina, un cocktail letale di pseudoscienza e pregiudizio, battezzato come igiene razziale. Da non confondere con la sanificazione, questa era l'eugenetica nella sua forma più macabra. Il seme di questa nociva nozione aveva iniziato a germogliare molto prima dell'ascesa di Hitler. Tuttavia, sotto il Terzo Reich, avrebbe trovato terreno fertile, non ostacolato da vincoli morali o etici. Immagina un mondo in cui il tuo patrimonio genetico è il tuo destino, non solo una tavolozza di tratti ereditari,
ma un timbro indelebile che ti qualifica per la vita o per la morte. Entra nel regno dell'Action T4, un programma di eutanasia mascherato come uccisioni di misericordia, orchestrato da medici come Karl Brandt e Philip Buhler. Questi uomini non erano fuori legge, erano ingranaggi essenziali nella macchina dello Stato nazista, a cui era stata concessa l'immunità e persino l'incoraggiamento a eliminare coloro che erano considerati indigni di vivere. Condizioni ereditate, come la schizofrenia, l'epilessia e le disabilità fisiche, divennero crimini capitali sotto il programma T4. Non era solo un decreto, ma un teatro grottesco, con camere a gas camuffate da sale doccia e certificati di morte, falsificati per ingannare le famiglie in lutto. Anche i bambini non furono risparmiati. Oltre 5.000 trovarono la fine in reparti pediatrici appositamente progettati per questo triste scopo. L'obiettivo era nient'altro che l'eliminazione di massa di coloro che erano ritenuti geneticamente inferiori, un preludio agghiacciante all'olocausto. Se il programma T4 era l'ascia del boia, le sterilizzazioni forzate erano il cappio del boia, soffocando ogni possibilità che i geni difettosi passassero alla generazione successiva. Istituite con la legge del 1933 per la prevenzione della prole ereditariamente malata, circa 400.000 individui furono sterilizzati. Medici come Ernst Rudin diedero credibilità scientifica a queste pratiche aberranti, velando grossolani pregiudizi razziali dietro una facciata di dati statistici e ricerca genetica. Ma cosa succede quando la perversione della scienza diventa politica di Stato? Siamo testimoni di eventi come l'Istituto Sposa e Sposo del Reich, una vera istituzione che non faceva parte di un romanzo distopico, ma di una realtà inquietante. Qui i matrimoni non erano solo un'unione di cuori, ma un esperimento di laboratorio, sanzionato dallo Stato per produrre una prole ariana. Se l'amore era la vittima nelle leggi di Norimberga, la scienza era la vittima qui. Si potrebbe pensare che il mondo accademico si sarebbe sollevato in ribellione, ma figure come Otmar von Verschuer, uno scienziato il cui nome è stato relegato alle note a piedi pagina dell'infamia, avrebbero sostenuto il contrario. Verschuer fu mentore di Josef Mengele, l'angelo della morte ad Auschwitz. Insieme pervertirono la nobile impresa dell'indagine scientifica in uno spettacolo da incubo, conducendo esperimenti barbarici sotto il pretesto della ricerca. Inchiostro, vetro e fuoco. La sinfonia oscura della propaganda antisemita e la notte delle vite frantumate. L'avvento del regime nazista non portò semplicemente un cambiamento nella governance. Introdusse un'atmosfera in cui l'odio non era più il delirio di un individuo risentito, ma un messaggio articolato e sponsorizzato dallo Stato. Il maestro dietro questa bigottaggine orchestrata era niente meno che Joseph Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, un uomo la cui astuzia era pari alla sua malevolenza. Esperto manipolatore del sentimento pubblico, Goebbels comprese il potere della parola e, più inquietante, dell'immagine. Attraverso una propaganda accuratamente curata, diffusa attraverso giornali, poster e il nascente mezzo cinematografico, compose una sinfonia oscura che cercava di soffocare lo spirito umano con le sue note cacofoniche. Immaginate questo: bambini che sfogliano libri illustrati solo per scoprire il cattivo non come una strega malvagia o un stregone sinistro, ma come una grottesca caricatura di una persona ebraica. Il Der Stürmer, un giornale famoso per i suoi grossolani fumetti antisemiti, trovò la sua strada non solo tra le mani degli adulti, ma anche nelle menti formative dei giovani tedeschi. La demonizzazione non si limitò alla stampa. Film come Jude Süß e L'ebreo eterno presentarono sul grande schermo uno spettacolo di pregiudizio che inquadrava gli ebrei come subumani e demoniaci. In una società sommersa da tali immagini, l'odio non era più un'emozione, era un'indottrinazione. E poi venne la notte che cristallizzò questa narrativa distorta in una realtà agghiacciante, la notte del 9 novembre 1938, conosciuta nella storia come Kristallnacht o la Notte dei Cristalli Rotti. Il pretesto fu l'assassinio di un funzionario tedesco da parte di un ebreo polacco, Herschel Greenspan. Ma la verità era che Kristallnacht stava aspettando di accadere, incubando nel fertile terreno della propaganda antisemita. Orchestrate come una manifestazione pubblica spontanea, non lo era affatto.
Le truppe paramilitari ASEI, indossando abiti civili per creare un'illusione di azione pubblica di massa, frantumarono le facciate di vetro delle attività di proprietà ebraica, bruciarono sinagoghe e arrestarono circa 30.000 uomini ebrei, molti dei quali si troverebbero successivamente nei campi di concentramento. Eppure, il vetro infranto quella notte non era solo quello delle vetrine o delle vetrate delle sinagoghe. Era il frantumarsi di vite, comunità e della stessa idea di coesistenza. Quartieri che un tempo risuonavano delle risate innocenti dei bambini e delle chiacchiere amichevoli degli adulti erano ora le colonne sonore di un film dell'orrore, con urla, sirene e il terribile rumore di martelli contro il vetro. Anche alla luce di una tale brutalità nuda, la macchina della propaganda continuò il suo lavoro funesto. I giornali inquadrarono Kristallnacht come una risposta giustificabile alla provocazione ebraica. Era come se la stessa lingua fosse stata dirottata, le sue parole contorte in forme grottesche che non rappresentavano più la verità, ma una realtà fabbricata. È agghiacciante considerare quanti tra il pubblico tedesco, già immerso in anni di propaganda antisemita, accettarono questa narrativa, le loro bussole morali così distorte che il Nord puntava verso un abisso. O gli scordati emarginati, gli altri volti nella galleria di pregiudizio nazista. Nel terrificante arazzo della Germania nazista, la persecuzione degli ebrei occupa un angolo particolarmente oscuro. Tuttavia, ai margini di quel cupo quadro ci sono altri volti, dimenticati, messi da parte, ma altrettanto tormentati. Questa non era solo una guerra contro una singola comunità, era una crociata contro la diversità stessa. Che tu fossi un omosessuale, rom o disabile, il Terzo Reich non aveva spazio per la tua storia, se non come racconto di monito su ciò che la società non dovrebbe essere. Immagina Berlino degli anni venti, una metropoli vibrante, pulsante di vita e cultura, dove la sessualità era esplorata con un'apertura che era all'avanguardia per l'epoca. Avanza rapidamente agli anni 30 sotto il regime nazista e questa nascente liberazione sessuale venne soffocata, sepolta sotto il peso del paragrafo 175, una legge draconiana che criminalizzava l'omosessualità. In tutta la Germania iniziarono ad apparire triangoli rosa, cuciti sulle uniformi dei prigionieri di uomini il cui unico crimine era amare diversamente. Mandati nei campi di concentramento, spesso subivano trattamenti brutali che andavano oltre le già orribili norme di tali luoghi. Agli occhi di Heinrich Himmler, il Reichsführer SS, gli omosessuali non erano solo devianti, ma minacce alla razza ariana, indegni di procreare o addirittura di vivere. Parallelamente, c'era la popolazione Rom e Sinti, persone spesso chiamate in modo dispregiativo zingari. La loro era una ricca cultura nomade, radicata nella musica e nei legami familiari. Eppure, le macchine propagandistiche naziste li dipingevano come criminali e parassiti sociali. Gli Zigeunerlager, o campi zingari, come quello di Auschwitz, erano una testimonianza inquietante di questo stereotipo velenoso. La loro musica si trasformò in lamenti, la loro libertà in catene, e le loro vite in semplici note a piedi pagina negli ampi annali della crudeltà nazista. In mezzo a tutto ciò c'era un altro gruppo, il cui destino, come un sottotono morbido in una cacofonia, spesso passa inosservato: i disabili. Sotto la logica contorta dell'Action T4, le persone con disabilità erano viste come vite indegne di vivere, un peso per la Volksgemeinschaft o la comunità nazionale. Le stanze degli ospedali furono trasformate in camere di esecuzione, dove i medici agivano sia come giudici che come boia, somministrando dosi fatali di farmaci o asfissiando pazienti nelle camere a gas. In mezzo a questa galleria di orrori si ergevano figure come Victor Brack e Werner Heide, medici che tradirono il loro giuramento di Ippocrate per servire una causa demoniaca. Quindi, cosa lega insieme questi fili disparati? Un regime ossessionato dall'omogeneità, ossessionato dalla purità illusoria di una razza superiore. Qui, la propaganda era un'arma letale, le sue immagini e slogan scavavano nella coscienza pubblica fino a renderla insensibile alla sofferenza dell'altro. Josef Mengele, l'infame angelo della morte, non sperimentò solo sugli ebrei. Aveva anche un interesse perverso nei gemelli Rom, sfortunati a trovarsi ad Auschwitz. Allo stesso modo, la radio del popolo tedesco, un megafono dell'ideologia nazista,
non era contraria a trasmettere messaggi che ritraevano omosessuali e disabili come nemici dello Stato. La guerra contro la fame. Quando pane, burro e dignità scarseggiavano, immagina un'affollata strada di Berlino alla fine degli anni 30 del 1930. È una cornucopia di viste e odori, di macellerie e panifici, le cui vetrine sono adornate con salsicce luccicanti e pani appena sfornati. Ma mentre la Germania si tuffa nella Seconda Guerra Mondiale, questo quadro di abbondanza si trasformerebbe in una tela di scarsità. Il bancone del macellaio diventerebbe spoglio, gli scaffali del panificio desolati. Questa non era solo una guerra combattuta con proiettili e carri armati. Era una guerra contro la fame, contro un nemico insidioso che si insinuava nelle case tedesche, trasformando le tavole da pranzo in campi di battaglia. Nella Germania in guerra, le tessere di razionamento divennero cruciali quanto la moneta. Questi pezzi rettangolari di carta determinavano quanto pane, carne e persino sapone si potesse comprare. La mappa alimentare di una famiglia veniva delineata non in cucina, ma nella burocrazia labirintica che amministrava queste razioni. Speciali tessere E venivano date ai lavoratori pesanti, offrendo loro calorie aggiuntive, mentre donne incinte e bambini ricevevano razioni extra di latte. Questa era l'idea perversa di equità del regime, una società in guerra, stratificata dalla fame. L'ironia era evidente. Ecco una nazione, travolta dai sogni di grandezza imperiale, eppure la sua gente era ridotta a barattare per l'essenziale. La scarsità non era solo un sintomo della guerra, veniva armata. I territori occupati sentirono questo più acutamente. Il regime nazista esportava cibo dalle terre conquistate verso la patria, esacerbando la fame in luoghi già assediati dal conflitto. In posti come Ucraina e Polonia, i campi che un tempo portavano raccolti divennero campi di battaglia, i loro prodotti confiscati per nutrire un esercito che marciava sull'ethos del Lebensraum o spazio vitale. In mezzo al razionamento e alla scarsità, il mercato nero prosperava come erbacce in un paesaggio desolato. Il caffè, quel semplice piacere che molti davano per scontato, diventò un articolo di lusso, spesso sostituito dal caffè Ersatz, fatto di ghiande tostate o cicoria. Una barretta di cioccolato o un pacchetto di sigarette potevano diventare moneta di scambio in un gioco ad alta posta dove il premio era la sopravvivenza. Come se fossero tratte dalle pagine di un romanzo kafkiano, le transazioni clandestine si svolgevano a voce bassa e in angoli ombrosi. Cittadini che un tempo erano orgogliosi della loro natura rispettosa delle leggi, diventarono riluttanti trasgressori, spinti dalla vuotezza dei loro stomaci e dalla disperazione negli occhi dei loro bambini. E parlando di bambini, immagina l'impatto del razionamento sui più vulnerabili. Le scuole diventarono arene dove gli abbienti e i meno abbienti erano demarcate non da voti o talenti, ma dai contenuti delle loro scatole di pranzo. Gli insegnanti, già oberati da un curriculum distorto dalla propaganda, dovevano anche affrontare il declino fisico e cognitivo dei loro studenti, mentre la malnutrizione faceva sentire il suo peso. Quando un bambino chiedeva «Cosa c'è per cena?», la risposta era spesso un pesante silenzio, gravido di paure non dette. La scarsità aveva anche una dimensione psicologica, soprattutto per le donne che erano tradizionalmente le casalinghe. L'ingegno di una casalinga tedesca veniva messo alla prova quotidianamente, mentre navigava tra tessere di razionamento, code e la sfida di creare pasti con risorse scarse. I libri di cucina dell'epoca sembravano manuali alchemici, che offrivano ricette che trasformavano ingredienti scarsi in qualcosa di gradevole, se non delizioso. Attraverso tutto questo, una famosa frase degli anni di guerra risuonava nelle loro menti, Notlösung, o soluzione d'emergenza. Gli eroi non detti di questo periodo erano i contadini, che lavoravano nonostante la carenza di carburante e l'assenza di lavoratori maschi arruolati nella guerra. I loro aratri diventarono strumenti di resistenza contro un nemico che era implacabile quanto invisibile, la fame. La Sinistra Sinfonia, Gleichschaltung, l'orchestra totalitaria della Germania nazista. Gleichschaltung è un termine tedesco che, sebbene privo di fascino, contiene una robusta dose di terrore. Tradotto come coordinazione, era il meccanismo che trasformava una nazione in un monolite, un'orchestra di mentalità sintonizzata per suonare solo una melodia, quella del nazionalsocialismo.
Immagina la Germania come un immenso teatro, dove l'atto di apertura era il decreto dell'incendio del Reichstag nel febbraio 1933. Un prologo incendiario che limitava immediatamente le libertà civili preparava il palco per una macabra rappresentazione scritta da Adolf Hitler e orchestrata da Joseph Goebbels, il maestro della propaganda. Addentriamoci nelle camere interne di questo teatro torbido, dove le istituzioni erano come pezzi in una grande partita a scacchi. Ognuno aveva un ruolo da svolgere e deviare dalla sceneggiatura era impensabile. Prendiamo il Ministero del Reich per l'istruzione pubblica e la propaganda, per esempio. Una volta un semplice ufficio governativo si trasformò in una monumentale guglia che proiettava lunghe ombre scure sul panorama mediatico. Gli editori di giornali si trovavano costretti ad aderire alla camera stampa del Reich, dove le uniche notizie ritenute degne di stampa erano quelle che esaltavano le virtù del regime. Questo non era giornalismo. Era la sceneggiatura di una distopia, dove l'inchiostro era contaminato da dogmi e i titoli risuonavano come battiti di tamburi di rovina. Nemmeno l'educazione veniva risparmiata. Immagina di essere uno studente negli anni 30 e di entrare in una classe priva di pluralità intellettuale. L'insegnante, una volta un mentore, ora un portavoce, inizia la giornata con un saluto «Heil Hitler». I libri di testo sono depurati da pensieri decadenti e al loro posto ci sono lezioni che glorificano la supremazia ariana. La letteratura classica viene sostituita da Mein Kampf. I problemi di matematica incorporano calcoli balistici per l'artiglieria e la lezione di ginnastica diventa un addestramento paramilitare. Era un programma studiato per produrre conformità, non per coltivare menti. Mai le chiese. In un paese profondamente radicato nei valori cristiani, potresti aspettarti un rifugio dal totalitarismo all'interno di quelle sacre mura. Ripensaci. Sotto la politica della Gleichschaltung, anche la spiritualità era regolamentata. Le chiese protestanti furono amalgamate nella chiesa del Reich, guidata da Ludwig Müller, un vescovo più leale al Führer che al padre. I crocifissi furono sostituiti con svastiche e gli-inni con gli-inni nazisti. La Chiesa cattolica, attraverso il concordato del Reich del 1933, pensava di poter mantenere la sua indipendenza firmando un trattato con il diavolo, solo per ritrovarsi intrappolata in compromessi che erodevano la sua autorità morale. Anche l'arena economica era coreografata per questa danza malefica. Il fronte del lavoro tedesco inghiottiva i sindacati liberi e gli imprenditori vedevano le loro aziende o arianizzate o allineate allo sforzo bellico. La portata del regime si estendeva alla borsa, alle fabbriche e persino ai campi degli agricoltori. Ogni ingranaggio nella macchina economica veniva ricalibrato per alimentare il Terzo Reich. Per coloro che tentavano di resistere, il finale cupo era spesso orchestrato in luoghi come le camere di tortura della Gestapo o i campi di concentramento. Nomi come Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, architetti del terrore, erano come direttori d'orchestra che assicuravano che ogni nota di sofferenza fosse perfetta. Nell'ombra delle Valchirie, il paradosso della femminilità nazista. Immagina di sfogliare una rivista tedesca patinata nei primi anni 30, potresti imbatterti in un'immagine in netto contrasto con la percezione moderna della Germania nazista, una donna in un abito da sera fluttuante, che stringe un mazzo di gigli, il volto radiante di felicità. Questa figura enigmatica è Gertrud Scholz-Klink, la donna di grado più alto nel Terzo Reich. Come capo della Lega delle Donne Nazionalsocialiste, incarnava una dicotomia sconcertante, l'elevazione delle donne ariane a proporzioni mitiche, mentre allo stesso tempo le incatenavano a ruoli domestici soffocanti. La retorica elevata di Scholz-Klink parlava delle donne come pilastri della Volksgemeinschaft o comunità nazionale, dipingendole come dee della fertilità e simboli di purezza razziale. Ma questa deificazione aveva un prezzo, un insieme indiscutibile di doveri familiari che legava le donne alla casa. Prendi, ad esempio, il servizio delle Madri del Reich, un'istituzione che sembrava estratta direttamente da una fiaba cupa. Questa era una scuola, ma non il tipo a cui manderesti volentieri le tue figlie. Il curriculum era singolare, impara ad essere madre. Qui le giovani donne venivano insegnate che il loro valore era intrinsecamente legato al numero di figli che potevano generare. Persino Hitler offrì una visione oscura del calore familiare, affermando
La missione delle donne è essere belle e portare bambini al mondo. L'ironia era impossibile da ignorare. Il regime che idolatrava la maternità paradossalmente strappava molte donne dai loro lavori come insegnanti, medici o avvocati. Considera la legge per la riduzione della disoccupazione nel 1933, che forniva prestiti alle giovani coppie ariane per sposarsi, ma solo a condizione che la moglie lasciasse la sua professione. Questo non riguardava il sollievo economico, ma riguardava la creazione di un'arena domestica, in cui le ambizioni delle donne erano addomesticate e le loro ali tagliate. In questa realtà perversa, l'archetipo della donna ariana ideale era incastrato tra la mitica Valchiria, la vergine guerriera della leggenda norrena, e la figura limitata della tradizionale casalinga tedesca. Tuttavia, l'ideologia nazista era pragmatica quando doveva esserlo. Quando la guerra iniziò a sifonare gli uomini al fronte, le donne furono riluttantemente tirate fuori dai loro focolari e spinte nelle fabbriche. Questo non era un potenziamento, ma una necessità. La stessa donna che era confinata ai lavori domestici ieri stava ora assemblando munizioni o lavorando in settori ad alta intensità di lavoro, mentre il messaggio sociale rimaneva invariato. Il tuo ruolo definitivo è a casa, come madre e nutrice. Ma non tutte le donne scelsero di rimanere confinate in questi ruoli. Alcune presero parte attiva nella resistenza, come Sophie Scholl, una giovane donna, parte del gruppo di resistenza Rosa Bianca, che sfidò la narrazione monolitica sulla femminilità nazista. Le sue azioni valorose e la sua esecuzione finale ricordarono al mondo che le donne potevano essere altrettanto coraggiose e resistenti quanto gli uomini, anche quando il mondo cospirava per ridurle a semplici condotti per le future generazioni. Semine di discordia, le infanzie perdute del crepuscolo del regno di Hitler. Immagina un parco giochi brulicante di bambini, le loro risate risuonano nell'aria. Ora immagina che questa scena idilliaca si trasformi in qualcosa di molto più insidioso, un luogo dove l'esuberanza giovanile viene sfruttata per alimentare una macchina di odio e pregiudizio. Benvenuti nel mondo inquietante della gioventù di Hitler, dove l'innocenza dell'infanzia veniva spesso sostituita da un indottrinamento profondamente radicato, che cercava di modellare menti plasmabili in fanatici seguaci dell'ideologia nazista. La fondazione della gioventù di Hitler nel 1926 non fu un semplice atto di creare un nuovo club per giovani, fu un'iniziativa calcolata per infondere i principi del nazionalsocialismo in un'intera generazione. Entro il 1936, questo non era più un fenomeno facoltativo. Era imposto per legge che tutti i bambini ariani dovevano essere membri. Baldur von Schirach, il leader della gioventù del Reich, presiedeva questa massiccia indottrinazione, un ruolo che incarnava con fanatismo zelante. La sua missione? Creare una nazione di giovani soldati, guerrieri ideologici, che avrebbero difeso la purezza della razza tedesca e portato avanti la visione di Hitler nel futuro. Al centro di questa trasformazione c'era un programma insidioso, magistralmente progettato per rendere l'impensabile accettabile. Ai bambini venivano consegnati libri di testo che cercavano di riscrivere la storia e ridefinire la moralità. Sparite erano le lezioni su compassione e unità. Al loro posto arrivavano fatti distorti che insegnavano ai giovani a disprezzare gli ali ebrei, i comunisti e chiunque fosse considerato inferiore. Anche le vecchie fiabe si trasformavano in storie cupe, riproposte per glorificare la supremazia ariana. Ma questo non era un atto isolato. Era una campagna pervasiva e di vasta portata. Ricordi il famoso film di propaganda di Leni Riefenstahl, Trionfo della volontà? Mostrava una scena vasta con migliaia di membri della gioventù di Hitler, dando agli spettatori un'idea della scala di questa indottrinazione. Ai giovani veniva insegnato non solo ad odiare, ma anche ad agire su quell'odio. Gli esercizi di addestramento prevedevano spesso attività fisicamente impegnative volte a modellare la gioventù come epitome della forza ariana. Quando questi bambini raggiungevano l'adolescenza, molti erano pienamente preparati per il servizio militare. I ragazzi, in particolare, partecipavano a giochi di guerra che simulavano situazioni di combattimento reali, spesso usando munizioni vere. Anche le giovani ragazze non venivano risparmiate. Le membre della Lega delle ragazze tedesche erano istruite a idolatrare il ruolo della maternità,
inculcando in loro lo stesso perturbante ethos che vedeva le donne come semplici vasi per propagare la razza ariana. Poi c'è la famigerata storia del dodicenne Alfred Zeck, soprannominato Lupus, che era un membro del movimento Werewolf, un'estensione della gioventù di Hitler. Negli ultimi giorni della guerra, Lupus fu responsabile dell'esecuzione di un pilota americano abbattuto. Questo giovane ragazzo, così profondamente distorto dalle ideologie che Galli erano state inculcate, divenne un piccolo mostro, mostrando una disturbante miscela di innocenza giovanile e crudeltà macabra. Sotto le svastiche emblematiche e le canzoni di raduno, l'obiettivo era rompere i legami familiari che potrebbero sfidare la presa ideologica del regime. La nozione era semplice ma malevola: separa i giovani dall'influenza delle loro famiglie e puoi modellare le loro credenze per allinearle con la narrativa dello Stato. Ai bambini veniva incoraggiato a denunciare i propri genitori se avessero mai parlato contro il governo, trasformando il sacro spazio della casa in un'arena di sospetto e paura. Denaro macchiato di sangue, la sinistra alchimia dello sfruttamento economico nazista. Nel sinistro ventre della macchina da guerra della Germania nazista c'era una complessa rete tessuta non solo dai fili dell'ideologia e della potenza militare, ma anche dalle sporche fibre dello sfruttamento economico. Questo era un impero costruito non solo su carri armati e bombe, ma anche su arte rubata, risorse confiscate e, più inquietantemente, sul lavoro umano ridotto allo status di beni di consumo espendibili. Mentre la Wehrmacht avanzava in Europa, ingoiando nazioni nella sua vorace bocca, portava con sé un esercito di burocrati ed economisti come Walter Funk, il ministro del Reich per gli affari economici. I loro libri contabili potrebbero essere sembrati ordinari, ma erano in realtà cataloghi di saccheggio. Le politiche economiche naziste nelle terre occupate non erano progettate per il benessere dei conquistati. Erano calcolate per alimentare l'insaziabile macchina da guerra tedesca. Entro giorni dall'ingresso dell'esercito tedesco a Parigi, ad esempio, il Louvre fu saccheggiato. Inestimabili opere d'arte furono trasportate via per adornare le case degli ufficiali nazisti e alimentare le casse del loro Stato. Questi manufatti erano le gemme in una cupa corona di sfruttamento, che includeva anche risorse naturali come il carbone dalla Francia e il petrolio dalla Romania. Eppure, anche le risorse naturali impallidivano in confronto alla forma più grottesca di abuso economico, il lavoro schiavo. Il bottino non era solo materiale, era umano. Si stima che 12 milioni di persone siano state costrette al lavoro forzato, le loro vite distillate in unità economiche in una malevola forma di alchimia. Considera l'inquietante soprannome dato all'iniziativa che cercava di rapire bambini dall'Europa orientale per la forzata germanizzazione e il lavoro, la EU Action. Era come se queste giovani anime fossero semplice fieno da raccogliere. Ma non dimentichiamo la vasta rete di campi di concentramento e di lavoro che punteggiavano l'Europa come piaghe su un corpo in decomposizione. Nomi come Auschwitz e Dachau sono per sempre incisi negli annali della storia come campi di morte, ma erano anche siti di lavoro forzato. I prigionieri venivano affittati ad aziende, comprese alcune corporazioni ben note che esistono ancora oggi, per lavorare in condizioni brutali. Le SS addirittura trassero profitto direttamente da questo traffico di esseri umani, facendo pagare una tassa di locazione. Uomini, donne e persino bambini venivano trasformati in ingranaggi in questo incubo industriale. Il loro duro lavoro contribuiva all'economia di guerra tedesca. Si potrebbe sostenere che la rappresentazione più orribile di questo sfruttamento fosse nella costruzione dei razzi V2. Werner von Braun, l'uomo dietro al programma di razzi della Germania e successivamente una figura chiave nell'allunaggio della NASA, era perfettamente consapevole che i V2 venivano costruiti da lavoratori schiavi provenienti dai campi di concentramento. I razzi erano una meraviglia tecnologica, eppure la loro produzione era intrisa del sangue e del sudore degli oppressi. Questo connubio tra innovazione tecnologica e sfruttamento umano è stato forse catturato in modo più vivido nelle operazioni della Reichswerke Hermann Göring, un conglomerato industriale. Ha svolto un ruolo doppio, sia nella produzione di armamenti, sia nel saccheggio dei territori occupati. Hermann Göring, l'uomo a cui l'impresa deve il nome, dichiarò nel 1942: «Ho intenzione di saccheggiare e di farlo in modo approfondito». Fedele alla sua parola,
Il suo impero ha lasciato una scia di terre sfruttate e popoli soggiogati in tutta Europa. Tuoni sotterranei, i cori ignorati della resistenza nella Germania nazista. Immagina un mondo dove l'aria è densa di sospetto, dove una parola o uno sguardo sbagliati potrebbero sigillare il tuo destino. In mezzo a questa paura pervasiva, scintille di coraggio umano brillano negli angoli oscuri e clandestini della Germania nazista. La resistenza in questo regime non era solo un atto, era una scommessa audace, un gioco ad altissimo rischio dove la valuta era la vita stessa. Mentre gli ingranaggi della macchina da guerra nazista avanzavano, schiacciando coloro che si trovavano nel suo percorso, piccoli atti di sfida si accumulavano come tempeste segrete nell'atmosfera del totalitarismo. Sophie Scholl e suo fratello Hans, fondatori del movimento Rosa Bianca, sono forse alcune delle figure più emblematiche di questa narrazione. Un gruppo di studenti universitari disillusi dalla brutta realtà dell'ideologia nazista hanno orchestrato una campagna di distribuzione anonima di volantini, chiedendo una opposizione attiva al regime di Hitler. Anche se la loro forza vitale fu spenta dalla ghigliottina, le loro parole vivono ancora. L'ultima proclamazione di Sophie: una giornata così bella e soleggiata, e io devo andare, cattura la bellezza straziante della loro lotta, un sacrificio reso più toccante dalla promessa giovanile che incarnavano. I pirati dell'Edelweiss, un gruppo di giovani insoddisfatti della rigida indottrinazione della gioventù di Hitler, offrono un'altra avvincente storia di resistenza. Vestiti con il loro abbigliamento ribelle, una camicia a quadri e un fiore di Edelweiss metallico appuntato alle loro giacche, cantavano canzoni antinaziste e commettevano atti di sabotaggio. Erano adolescenti, semplici ragazzi, che hanno assunto il manto della resistenza. Non erano guerrieri ideologici, ma spiriti ribelli che si opponevano a un sistema che mirava a schiacciare la loro individualità. La resistenza fioriva anche nei giardini più improbabili, come l'esercito conservatore tedesco. Il complotto del 20 luglio, orchestrato dal colonnello Klaus von Stauffenberg e dai suoi compagni, mirava ad assassinare Hitler e a prendere il controllo del governo. Il loro era un atto calcolato di disperazione, l'ultimo tiro dei dadi da parte di uomini che avevano visto la loro amata Germania essere traviata. Nonostante il suo fallimento finale, il complotto rimane una testimonianza delle fratture presenti anche nei regimi apparentemente più monolitici. Se il complotto del 20 luglio era una sinfonia di atti coordinati, allora i giovani swing erano gli artisti jazz improvvisatori della resistenza tedesca. Si riunivano illegalmente per ascoltare musica americana bandita, un sottile atto di sfida culturale che tradiva le sue implicazioni politiche. Il jazz era più di una semplice musica, era un simbolo di libertà, uno schiaffo audace al volto delle rigide norme culturali imposte dal Reich. Queste sacche di resistenza si estendevano oltre i confini della Germania. Nella Francia occupata, i Maquis, bande guerrigliere rurali di combattenti della resistenza francese, sabotavano le ferrovie e interrompevano le linee di rifornimento tedesche. In Danimarca, un atto senza precedenti di resistenza collettiva salvò quasi 8.000 ebrei dalla deportazione. Queste storie abbracciano diverse forme, dimensioni e risultati, ma condividono un comune spirito di ribellione. Incredibilmente, anche all'interno di campi di concentramento come Auschwitz e Sobibor, ebbero luogo atti di resistenza. A Sobibor, una rivolta a tutto campo guidata da Aleksander Pekersky, un prigioniero di guerra sovietico, culminò in una fuga di massa, rivelando la volontà umana indomabile anche nelle condizioni più dure. Porte del nulla. Gli orripilanti labirinti di Auschwitz, Sobibor e Treblinka. Scesi da un treno angusto e maleodorante ad Auschwitz, Sobibor o Treblinka, i prigionieri si trovavano di fronte a un incubo surreale. Grandi cancelli di ferro si ergevano, dichiarando con ironia contorta «Arbeit macht frei», il lavoro rende liberi. Ma queste porte erano portali verso un inferno labirintico, un enigma sinistro dove la fuga era quasi impossibile e il minotauro che infestava i suoi corridoi era la morte in molte forme. Il mondo fuori da questi campi sembrava un sogno lontano, un universo parallelo appena immaginabile nella cupa oscurità dei campi di concentramento e di sterminio. Il comandante Rudolf Höss di Auschwitz,
un uomo il cui nome è diventato sinonimo della meccanica della morte industriale, una volta commentò in modo agghiacciante che vedeva l'intero processo come una questione di industria. Questa industria aveva la sua forza lavoro, anime innocenti trasformate in numeri, deumanizzate, le loro stesse identità cancellate. Qui il tuo nome era irrilevante, eri una sequenza tatuata su un braccio segnato dal tempo. Eppure, in questo purgatorio meccanizzato c'erano storie che sfidavano una facile categorizzazione. Prendi Primo Levi, un chimico che usò le sue competenze scientifiche per sopravvivere ad Auschwitz, raccontando la sua esperienza nell'opera fondamentale. Se questo è un uomo, la sua vita divenne un atto di ribellione intellettuale, una dichiarazione contro l'anonimato opprimente che i campi cercavano di imporre. A Sobibor, dove sembrava che la terra stessa cospirasse nelle atrocità, inghiottendo le ceneri delle sue vittime, la narrazione della resistenza assunse una sfumatura quasi mitica. Nell'ottobre 1943, i detenuti orchestrarono una rivolta, le loro armi create da materiali raccolti e rubati. Quando il fumo si dissipò, 300 erano scappati, anche se la maggior parte sarebbe stata catturata e uccisa. Ma l'audacia del loro atto costrinse i nazisti a chiudere il campo, quasi come se la pura forza della loro sfida avesse avvelenato il suolo su cui il campo era stato costruito. Treblinka era un altro strato in questo paesaggio infernale, il suo nome inciso nella storia come uno dei campi di sterminio più letali. Eppure era anche la casa di storie di resilienza che sfidavano le probabilità. Il campo era talmente segreto da essere descritto come un buco nero da cui nessuno emergeva vivo. Tuttavia, Samuel Willenberg, uno dei suoi pochi sopravvissuti, riuscì a scappare durante la rivolta di Treblinka del 1943. Trascorse il resto della sua vita a raffigurare le sue esperienze attraverso l'arte, trasformando l'indicibile in narrazioni visive, come se sfidasse il velo di invisibilità che Treblinka doveva essere. E non dimentichiamo Jan Karski, un membro della resistenza polacca che intraprese una pericolosa missione per informare il mondo degli orrori che aveva testimoniato nei campi. La sua testimonianza, spesso scartata come implausibile all'epoca, oggi è una dura accusa dell'indifferenza globale. L'ufficiale delle SS naziste, Heinrich Himmler, una volta disse: «L'arma politica migliore è l'arma del terrore. La crudeltà comanda il rispetto». Immaginava i campi come fabbriche di paura, progettate non solo per uccidere, ma per terrorizzare, per imprimere nella coscienza umana l'efficacia devastante della crudeltà. Ma ciò che aveva sottovalutato era la resilienza dello spirito umano. Anche nell'abisso più buio, le persone trovavano modi per aggrapparsi alla loro umanità. Fugaci atti di gentilezza, un boccone di cibo di contrabbando, un abbraccio proibito, una canzone cantata a bassa voce. Bilance e ombre. I processi di Norimberga e la ricerca di un dopoguerra giusto. Quando la polvere della guerra finalmente si posò, il mondo dovette confrontarsi con gli spettri che avevano preso forma negli orrori delle atrocità naziste. Da questi paesaggi tormentati emerse un'odissea legale, un impegno monumentale per portare gli orchestratori di crimini impensabili alla giustizia. Questo fu il crogiolo di Norimberga, un'aula giudiziaria trasformata in un teatro dove la storia era sia la parte offesa che il pubblico, guardando fervidamente mentre le bilance della giustizia tremavano sotto il peso della brutalità umana. Tra le rovine di un continente spezzato, i processi di Norimberga iniziarono il 20 novembre 1945. Fu uno spettacolo da rivalutare con le tragedie di Sofocle e Shakespeare. Tutti i personaggi erano presenti: i giudici stoici, gli imputati di alto rango guidati da Hermann Göring, i procuratori impenetrabili e un caleidoscopio di testimoni, alcuni ancora con le cicatrici tatuate dei campi di concentramento. Un dettaglio curioso spiccava. I traduttori, equipaggiati con la tecnologia IBM allora all'avanguardia, traducevano le procedure in quattro lingue quasi istantaneamente. Era come se il processo stesso richiedesse una torre di Babele per sopportare il peso della sua importanza. Qui l'umanità per la prima volta affrontò crimini contro l'umanità, un termine legale coniato per adattarsi all'inimmaginabile. Le accuse comprendevano crimini di guerra, crimini contro la pace e genocidio. Ci furono momenti che perforarono l'atmosfera sterile dell'aula con frammenti di emozione grezza.
Ad esempio, quando la sopravvissuta Marie-Claude Vaillant-Couturier diede la sua testimonianza straziante della vita ad Auschwitz, anche il volto di pietra di Göring si girò, come se le sue parole fossero frammenti di vetro che squarciavano la sua facciata. L'uomo all'epicentro dei processi, il procuratore capo degli Stati Uniti Robert H. Jackson, descrisse Norimberga come uno dei tributi più significativi che il potere abbia mai reso alla ragione. Eppure, la ragione sembrava sospesa per un filo sottile. Quando il psicologo Gustav Gilbert intervistò Göring, rimase sbalordito nel scoprire un uomo che parlava non con le urla schiumanti di un ideologo rabbioso, ma con i toni ragionati di un burocrate. Qui c'era un labirinto di complessità morali che nessuna aula giudiziaria poteva facilmente navigare. L'esito di Norimberga risuonò ben oltre le sentenze emesse. Fu il vaso di Pandora, il cui contenuto fu rilasciato nel mondo, plasmando le nascenti Nazioni Unite e catalizzando la creazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tuttavia, ha anche lasciato domande inquietanti. La giustizia potrebbe mai essere una riparazione sufficiente per le vite irrevocabilmente infrante? E che dire di coloro che sfuggirono allo sguardo dell'aula, come Adolf Eichmann, che visse una vita di inquietante normalità in Argentina fino alla sua cattura nel 1960? Nelle ombrose pieghe della storia, altri personaggi emersero per sfidare la narrazione di Norimberga. Individui come John Demjanjuk, un operaio automobilistico ucraino-americano accusato di essere il famigerato guardiano Ivan il Terribile nel campo di sterminio di Treblinka. Il suo processo, svoltosi decenni dopo Norimberga, aggiunse un altro strato al complesso arazzo della responsabilità postbellica. Mentre il sipario cala su questo arazzo di sofferenza umana inimmaginabile, non chiudiamo il libro troppo frettolosamente. Dimenticare significa dare alla tirannia il suo terreno più fertile, l'oblio. Abbiamo attraversato gli orrori labirintici della Germania nazista, dalle leggi di Norimberga che macchiarono i pergamene legali ai camini fumanti di Auschwitz. Abbiamo visto come la propaganda abbia trasformato la società in spettatori docili e come i movimenti di resistenza, sebbene fragili come fiammelle di candela in una tempesta, abbiano cercato di illuminare un sentiero verso la ribellione. Nelle parole di George Santayana, coloro che non possono ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. Mentre ci separiamo, lasciate che queste storie servano non come echi lontani di un'epoca passata, ma come note cupe in una sinfonia in corso, una sinfonia della civiltà umana, una composizione che, se ascoltiamo attentamente, può insegnarci come garantire che tale oscurità non prenda mai il centro della scena di nuovo. Ricorda questo: la sopravvivenza nella Germania nazista non era solo una questione di grinta o fortuna. Era una roulette russa dettata da un'ideologia totalitaria, carica di pregiudizi, che sceglieva le sue vittime indiscriminatamente. E così, mentre continuiamo a scrivere nuovi capitoli nella nostra storia collettiva, impugniamo le nostre penne con saggezza, assicurandoci che l'inchiostro che usiamo non sia lo stesso che una volta ha scritto atrocità. Grazie per avermi accompagnato in questo difficile viaggio. Facciamo in modo che conti.